Quindi, nella lezione di oggi parleremo della morale e delle passioni di Cartesio. Innanzitutto, chi era Cartesio? Cartesio era un filosofo e matematico nato alla fine del 1500, più precisamente nel 1596. Un filosofo molto importante poiché segnò la fine dell'età rinascimentale e inizio dell'età moderna. Nella nostra presentazione abbiamo inserito un piccolo video sulla vita di Cartesio che ci racconta un po' appunto della sua vita. Successivamente, abbiamo inserito un altro video. Tratta di un riassunto dato da Skype dai punti del professor Marini, preso da una ragazza e una video lezione da una ragazza di questo liceo. Comunque, Cartesio, nella terza parte del discorso sul metodo, elabora delle regole di morale provvisoria. Questa regola, appunto, avevano questa la copertina del metodo. Avevano il fine comunque di riuscire a prendere una decisione, cioè affermavano in definitiva che quando noi prendiamo una decisione non dobbiamo avere dubbi, ma dobbiamo essere appunto decisi nella decisione che prendiamo, e mentre invece quando bisogna scegliere che decisione prendere bisogna farci venire in dubbi, ma questo lo spiegheremo dopo. Le tre regole principali sono obbedire alle leggi e costumi del paese, la prima, la seconda, essere il più fermi e risoluti possibile nell'azione, e la terza, vincere se stessi piuttosto che la fortuna. Ora, attraverso una mappa creata da noi su Mindomo, andremo a spiegare più precisamente e dettagliatamente la morale e le sue regole. Vai. Quindi, Cartesio e la morale provvisoria. Innanzitutto, Cartesio, come ho già detto, elabora e affronta questo argomento della morale nella terza parte del suo discorso. Abbiamo messo un link dove su YouTube è un audiolibro del metodo, una delle opere più importanti di Cartesio. Perché provvisoria? Provvisoria poiché non c'è il tempo a stabilire una data definitiva. Infatti Cartesio non diede molta importanza a questo argomento, elaborò sì delle regole che appunto ha chiamato provvisorie, ma non diede molto tempo e non approfondì per trovare criteri certi e canoni certi per queste appunto regole. Qual era il fine di questa morale? Il fine della morale provvisoria aveva il fine di evitare di rimanere irresoluti nelle sue azioni, mentre la ragione lo obbligava ad essere nei suoi giudizi. Cosa vuol dire questa frase? Detto in parole più povere, più semplici, come è scritto nella presentazione precedente, afferma che quando noi dobbiamo prendere una decisione, non dobbiamo essere, cioè nel momento in cui dobbiamo scegliere cosa fare, bisogna essere irresoluti, ossia indecisi. Quando noi però scegliamo cosa fare e andiamo a compiere quell'azione, non dobbiamo essere irresoluti e appunto indecisi. Con un esempio metaforico potremmo dire che ci sono, ad esempio, siamo di fronte a un bivio, e per Cartesio ci sono due atteggiamenti che si possono prendere. Uno è errato, che è quello che vedremo adesso. L'atteggiamento errato, secondo Cartesio, è quello di a priori scegliere una strada, ad esempio, siamo di fronte a un bivio, scegliamo una strada a destra e una sinistra, prendiamo una strada di destra, la percorriamo, ci troviamo di fronte a un ostacolo e a quel punto torniamo indietro perché pensiamo, ah, magari la strada è sbagliata. Quindi torniamo indietro, percorriamo la strada a ritroso e riprendiamo l'altra strada, quella sinistra. Questa strada ci potrebbe sembrare molto lunga, a quel punto diremo, ci verrà il dubbio e potremmo pensare, ma sarà la strada giusta, la strada sbagliata. Allora torneremo indietro e ripercorreremo quell'altra. Questo è l'atteggiamento sbagliato, secondo Cartesio. Per Cartesio, infatti, noi, di fronte al dubbio, dobbiamo pensare e farci venire i dubbi prima di scegliere che strada effettuare, che strada prendere. Ci dovremmo quindi far venire tutti i dubbi, tutte le indecisioni, in quel momento dovremmo essere irresoluti, quindi, al momento di scegliere che strada percorrere. Una volta, però, scelta la strada, ad esempio, scelgo la strada di destra, quando la percorro e trovo un ostacolo, devo superarlo perché la mia ragione mi ha detto che quella strada è la strada giusta. Quindi dovremmo percorrere quella strada senza avere indecisioni. Dovremmo percorrere quella strada superando tutti gli ostacoli perché sappiamo che quella è la strada giusta. Quindi Cartesio, per percorrere questo fine, ha elaborato tre regole principali che adesso Giovanni, Mattia e io andremo a spiegare. La prima regola. Vai. Ma non mi guarda. Vai. Dunque, la prima regola provvisoria di Cartesio dice di obbedire alle leggi e costumi del paese, e con essa appunto rinuncia a essere la propria critica morale alla politica, alla religione,
osservando e basando i suoi, diciamo, propri comportamenti, adattandoli alla religione, agli usi e costumi e alla legge del paese, così in modo tale, diciamo, da regolare diciamo, la propria opinione e i propri pensieri, tenendole lontano, diciamo, da un possibile eccesso. La prima regola, pur essendo comunque provvisoria, diciamo, possiamo ritenerla definitiva riguardante la personalità di Cartesio, perché appunto questa regola diciamo, rappresenta per l'appunto il carattere di Cartesio, che stava, diciamo, alle regole del proprio stato. In realtà, però, la personalità di Cartesio si divide in due ambiti, ovvero la pratica della vita e la contemplazione della verità. La pratica della vita, ovvero dove la volontà ha obbligo di decidersi senza attendere un'evidenza, poiché è impossibile avere una verità assoluta, e quindi appunto accontentarsi di una verità probabile, mentre la contemplazione della verità, la volontà ha un obbligo di non decidere finché un'evidenza non venga raggiunta, quindi non accontentandosi di una verità probabile, ma andando a ricercare una verità per l'appunto vera. La seconda regola di Cartesio si può, diciamo, definire la più fondamentale. Infatti, come spiegavo prima Matteo, un collega, diciamo che stabilisce appunto che, nonostante la mancanza di elementi sicuri e definitivi, bisogna essere fermi su tutte le possibili relazioni, senza seguire con costanza anche l'opinione più dubbiosa una volta che sia stata accettata. Cosa significa questo? Nonostante Matteo prima faceva l'esempio delle due strade da seguire. Questo, diciamo, dà appunto una definizione a quella determinata concezione. Infatti, una volta che noi prendiamo una decisione, dobbiamo seguirla senza fare più ripensamenti o di alcun tipo. Infatti, nel caso noi dovessimo appunto ripensarci, tornarci, mettere in discussione appunto la strada intrapresa, perderemo soltanto tempo rimanendo appunto irrisolutti nelle azioni, nonostante siamo più che determinati nel pensiero. Questa seconda regola perde il suo carattere provvisorio se la ragione ha già acquisito un fondamento. Quindi, se nel caso che la ragione, diciamo, appunto, un uomo abbia acquistato un metodo tramite la ragione, non deve affidarsi completamente ad esso. In questo modo vi sarà una ferma e costante esecuzione di seguire ciò che la ragione consiglia, senza che ci si lasci deviare dalle passioni o dagli appetiti. Questo significa che, appunto, una volta che, vabbè, questa lo spiegavo appunto una lettera del 1645, questo significa che una volta appunto acquisito un metodo, affidandosi completamente alla ragione, non bisogna più farsi, diciamo, deviare o tagliare da appetiti o dalle passioni, ovvero da sentimenti patetici. Siamo giunti così alla terza regola della morale cartesiana. La terza regola della morale cartesiana afferma che bisogna vincere se stessi piuttosto che la fortuna. Cosa vuol dire? Noi dobbiamo adattare i nostri desideri al mondo e non sperare o pensare che il mondo si adatti ai nostri desideri. Infatti noi non possiamo cambiare il mondo. Per Cartesio noi non abbiamo il potere di cambiare il mondo, non possiamo esigere che questo avvenga, ma possiamo cambiare i nostri desideri. L'unica cosa di nostro potere per Cartesio è quindi la capacità di cambiare e regolare i nostri desideri. La capacità quindi anche di controllare i nostri desideri va a delineare la saggezza. Un uomo saggio per Cartesio è colui che riesce a controllare i propri desideri e adattarli, tra virgolette, al mondo. Successivamente potremmo anche dire che la terza regola è il caposaldo della morale cartesiana, poiché afferma che l'uomo deve essere condotto in tutte le azioni che esso compie dalla ragione. La ragione delinea così anch'essa la saggezza. Quindi la saggezza diventa l'ideale della morale cartesiana. L'uomo saggio per Cartesio è quindi quell'uomo che, lasciandosi guidare dalla sua ragione, riesce
le azioni più corse. E qui finisce la spiegazione della regola della morale cartesiana. Passo con una parola alle compagne che spiegheranno la passione. Allora, parliamo di parismo tra corpo e anima. Infatti, allora, l'anima e il corpo hanno una composizione unitaria, si distinguono solo per la loro natura. Infatti, il corpo fa parte della realtà costituita da sostanza estesa o corporea. È una macchina, questo lo considera come una macchina, come tutte quelle del mondo, solo che è una macchina più perfetta. Essendo più perfetta, ha delle funzioni diverse da quelle che ha l'anima. La funzione che svolge, tutte le funzioni che svolge il corpo, dipendono e sono in virtù della composizione degli organi e della loro posizione. All'origine di tutte queste funzioni che il corpo svolge c'è il calore. Il calore è stato posto da Dio nel cuore degli uomini proprio per far svolgere al corpo le funzioni. Quindi l'uomo fa parte della natura materiale e facendo parte della natura materiale segue tutte le leggi meccaniche, anche se comunque non potrà mai essere paragonato ad una macchina o ad un animale per via appunto della conformazione dei suoi organi e della loro posizione. Possiamo fare l'esempio dell'automa. Infatti, se si costruisse un automa che dovesse imitare una scimmia, lo imitasse in composizione, in costituzione, noi non potremmo riconoscere la differenza. Mentre se si costruisse, questa è la rappresentazione dell'uomo macchina, se si costruisse un automa che dovesse imitare un essere umano in costituzione, noi capiremo comunque che non siamo in presenza di un vero essere umano. Questo perché? Questo si stabilisce in base a due criteri fondamentali che sono il linguaggio umano e l'agire umano. Infatti sia l'agire che il linguaggio umano sono molto estesi e anche molto diciamo, variabili, perché ad uno stesso stimolo un essere umano, a seconda della situazione, può rispondere diversamente, può dire delle cose diverse ed è proprio per questo che riconosceremo comunque la differenza tra un automa e un essere umano. Tutte queste differenze fanno parte della ragione che, come sappiamo, ci distingue dagli animali e dalle macchine. L'anima invece, al contrario del corpo, è costituita da una sostanza immortale e immateriale. Cartesio paragona molto spesso il corpo ad un sistema idraulico, perché diciamo, i movimenti dell'acqua rappresentano tutte quelle funzioni meccaniche che il corpo svolge. È come se noi paragonassimo il corpo umano ad una macchina, un'automobile. Il corpo come sostanza estesa costituisce la macchina come oggetto, ma ovviamente sappiamo che la macchina senza il guidatore non parte. E qui entra in gioco l'anima. L'anima è il guidatore di questa macchina. C'è una relazione tra corpo e anima che è stabilita appunto dalla ghiandola pineale, che è questa. La ghiandola pineale è l'unica parte del cervello impari e quindi diciamo che riesce a unificare tutte le sensazioni che ci provengono dagli organi di senso. Allora, Cartesio descrive le passioni dell'anima. Vai avanti perché c'è... Questa è la copertina del libro di Cartesio e questo è un link per chi volesse approfondire questo discorso. Adesso devi una descrizione in tempo. Allora, appunto, scrive le passioni dell'anima e fa distinzione sempre nell'anima tra azioni e affezioni. Le azioni sono, diciamo, dipendono dalla volontà dell'individuo, mentre le affezioni sono involontarie e sono costituite da tutti quei sentimenti, le percezioni, le sensazioni, più in generale le emozioni, che sono causate
parte dalle forze meccaniche che agiscono all'interno del corpo sull'anima. Allora, la forza dell'anima consiste nel vincere le emozioni e quindi nel restare in movimento del corpo che lo accompagnano, mentre la debolezza dell'anima consiste nel lasciarsi trasportare dalle emozioni, portando l'anima a combattere contro se stessa. Questo però non significa che le emozioni siano del tutto nocive, perché infatti l'anima fa parte del corpo, perciò la riescono a conservarlo perfettamente. Allora, le emozioni fondamentali sono 6: meraviglia, gioia, amore, tristezza e desiderio. La meraviglia è la passione per eccellenza, il desiderio è il volere bene per il futuro, l'amore è ciò che ci coinvolge volontariamente alla gioia, alle cose buone, e accompagna la gioia, mentre l'odio accompagna la tristezza. La tristezza fa capire all'anima quali sono le cose nocive e ci allontana da esso. Questo è un link per approfondire l'argomento. Allora, le emozioni pongono l'uomo in uno stato di schiavitù. Infatti, il gigante del bene e il male impongono la ricerca dell'uno e la fuga dell'altro. L'uomo deve, per quanto possibile, quindi non seguire le emozioni, ma l'esperienza e la ragione, evitando gli eccessi. Il dominio sulle emozioni, quindi, non è altro che la saggezza. La saggezza si ottiene estendendo il dominio del pensiero chiaro, separando dai movimenti del sangue e degli spiriti vitali, che sono le forze che agiscono sul corpo. Proprio questo progressivo dominio della ragione, che rende l'uomo padrone della propria volontà, risiede la morale di Cartesio. Aspetta che inquadriamo. Bellino.